Abbiamo visto alcuni esempi di distruzione e costruzione di nuove memorie. Durante la storia ci sono stati dei fenomeni che hanno scientemente voluto distruggere il ricordo di un passato che non era visto come corretto all'interno della visione della storia che si voleva promuovere. E quindi sono state distrutte queste tracce, mentre si sono costruite nuove memorie, nuove tracce all'interno della visione della storia che si aveva. Durante il Medioevo e l'età moderna, una, diciamo, larga parte della popolazione europea aderisce senza alcun dubbio a una visione della storia che è quella che vede indubbiamente Dio come grande disegnatore del percorso dell'umanità, con un differente peso a seconda delle credenze, a seconda delle fedi, del libero arbitrio nella capacità dell'uomo di decidere parzialmente o totalmente il suo percorso. Ecco, nel Settecento, a questa visione, diciamo, teologica della storia, declinata nelle diverse fedi che insanguinano l'Europa dell'età moderna, si aggiunge una nuova visione, si aggiunge una nuova visione che potremmo definire, senza, diciamo, timore, laica, cioè non necessariamente legata al disegno divino. E questo fenomeno si sviluppa soprattutto nel corso del Settecento con l'Illuminismo. E poi si struttura in maniera forte nel corso dell'Ottocento con il fenomeno del positivismo e poi, come vedremo, dello storicismo. Quindi che cosa si comincia a nascere nell'Europa, diciamo, post-rivoluzione francese, della rivoluzione francese che nasce dagli ideali della rivoluzione francese? Quello dell'idea che l'umanità sia in cammino, come lungo quella linea, con la freccia di cui abbiamo parlato e che diciamo, abbiamo visto nascere nella cultura ebraica e soprattutto cristiana, nella rielaborazione di Agostino. Ecco, quindi c'è questa freccia, c'è, l'umanità va in un percorso, ma questo percorso non è determinato da una volontà divina, quanto ha una sua propria ragione d'essere, no? È legato al mondo dell'uomo. Quindi la storia ha un significato, ma non è il significato non è quello del raggiungimento del trionfo di Dio e quindi della fine dell'umanità e diciamo, del passaggio a un altro tipo di mondo ultraterreno, ma c'è qualcosa di interno alla società umana che ne guida il percorso. Ecco, è stato il primo Auguste Comte. Nella fine del Settecento e prima metà dell'Ottocento, che crede che la società sia messa in un percorso di progressivo benessere, di progressiva positività. E sostanzialmente questa positività, in questa positività, in questa conquista di uno stato di benessere, di pace, di salute dell'umanità intera, ha un ruolo centrale la scienza. Quindi più la scienza, più la capacità dell'uomo che ha di analizzare in maniera scientifica, e questo significa nella mente di Auguste Comte obiettiva, non eterodiretta la realtà, e più la società andrà spedita in questo percorso di progresso. E lo stesso Comte, diciamo, legge la storia dell'umanità proprio dividendola in fasi. In questa divisione in fasi riprende in realtà altri pensatori del passato, però l'importanza, cioè il cambiamento viene dal significato di questi stadi, cioè vede per esempio uno stadio iniziale dell'umanità che lui chiama stato teologico, che è l'umanità, la sua infanzia, in cui tutti i fenomeni naturali venivano spiegati con l'azione di entità soprannaturali, quindi gli dèi che spiegano i fulmini, i temporali, le catastrofi, la natura, le stagioni,
tutto quello che diciamo di non chiaro, di non spiegato, chiaramente più si va indietro nel tempo e più per l'umanità molto era di non spiegato, ecco questo viene attribuito a un essere soprannaturale. Poi arriva, secondo Comte, uno stato metafisico. Per metafisico non si intende divino, ma si intende oltre la fisica, cioè come secondo Comte l'individuo più o meno nel periodo, negli immediati secoli che lo hanno preceduto, in cui i pensatori hanno cominciato a guardare a entità come la natura, come la ragione, ricordate l'illuminismo. La dea ragione, cioè che cos'è che guida l'uomo è la razionalità, non è una dea, diciamo, che è antropomorfa, non è una dea che sta su una nuvoletta, è cioè una capacità dell'uomo, un attributo dell'uomo che gli illuministi ritengono assolutamente da privilegiare rispetto agli altri e che, se privilegiato, porta di nuovo a una concezione, un percorso di progresso. Quindi, diciamo, c'è lo sforzo in questo stato metafisico degli intellettuali di individuare delle entità che guidano, che spiegano i fenomeni naturali e anche il comportamento umano in entità astratte, che sono appunto la ragione, la natura, la materia. Ecco, secondo Comte, l'umanità si sta avviando in uno stato che lui chiama positivo. Cioè lo stato in cui l'uomo prende positivamente proprietà di se stesso, della propria mente, del proprio passato e del proprio futuro, e lo fa tramite la scienza. Cioè il fatto che ha finalmente in mano degli strumenti scientifici che gli consentono di misurare la realtà, di sperimentarla, e quindi questo gli permette di uscire dalle speculazioni, di uscire dai ragionamenti un po' astratti, per invece andare nel concreto e vedere assolutamente che cosa è vero e che cosa è falso. Questo è il primo stadio, il primo passaggio, il primo momento di quello che si chiama il positivismo, cioè la capacità dell'umanità di agire positivamente all'interno del suo percorso nella società. E il positivismo è caratterizzato da determinate regole che è giusto avere molto ben presenti, perché sono quelli che ancora in parte, solo in parte, regolano il nostro modo di vedere, dominano il nostro modo di vedere la realtà. Durante il positivismo c'è la convinzione che sia possibile ottenere una piena conoscenza sui fatti reali, tramite l'osservazione e la misurazione, cioè tramite gli strumenti della scienza, e soprattutto della scienza sperimentale. Quindi c'è un fenomeno, se io lo studio, lo misuro, lo posso conoscere nella sua essenza, posso spiegarlo completamente. Quindi c'è di conseguenza una fiducia forte nella ragione, nella scienza, e nel fatto che l'uomo agisce in maniera deterministica, cioè la sua azione è determinata da delle cause specifiche e ha delle conseguenze determinate. Quindi l'unico modello, e questo è molto importante, l'unico modello di criterio di azione dell'uomo nella realtà è quello scientifico. Non può agire perché gli si indica una volontà superiore, astratta, esterna a sé. L'uomo deve agire sulla base del fatto che ha osservato la realtà, ha sperimentato, ha misurato, ha valutato e quindi decide. Quindi il criterio della scienza è l'unico valido. Quindi la metafisica, tutto ciò che è metafisico, tutto ciò che va oltre la realtà materiale e osservabile, misurabile, è privo di valore. Okay? Queste sono affermazioni estremamente forti, che hanno anche dei corollari, che riguardano anche la storia, e lo vedremo però la prossima volta. Per ora enunciamo questi corollari che sono importanti per ricordarci, cioè per agganciarci al nostro discorso storico, perché finora abbiamo parlato di scienza. Quindi di scienze pure, quelle esatte, quelle misurabili,
Ecco, intanto un corollario è che il positivista di solito è fondamentalmente laico, cioè ha una certa insofferenza per tutte le spiegazioni che guardano al di là della realtà materiale, che quindi guardano al lato metafisico, spirituale e religioso. C'è l'idea che la scienza possa, col tempo, risolvere tutti i problemi umani e sociali. Quindi i positivisti non sono sciocchi, pensano di poter risolvere tutto subito, ma sono assolutamente convinti che col passare del tempo e agendo in maniera razionale e scientifica i problemi verranno risolti. E di conseguenza per fare ciò che cosa serve? Serve che il metodo scientifico debba essere esteso a tutti i campi del sapere. Dove c'è il sapere umano, lì ci deve essere il metodo scientifico. E quindi, perché? Perché è il metodo scientifico che è quello che consente di spiegare i meccanismi di azione di ogni fenomeno. Vedremo la prossima volta che si tratta di fenomeni naturali, ma c'è tutta la questione dei fenomeni sociali, cioè dei fenomeni storici. Come si applicano questi corollari, queste regole, questa visione alla storia? Solo un accenno prima del prossimo appuntamento, è ovvio che la storia dell'umanità, l'umanità che agisce in maniera positiva, non può essere che un progresso con cadute, con crisi, con oscillazioni. Immaginatevi un grafico economico dell'azione di una società che sale, scende, sale, scende, sale, scende, ma tende comunque sempre a salire, cioè l'umanità è in un percorso di progresso. Più agisce in maniera scientifica e razionale, più questo progresso sarà vicino e raggiungibile.